Cari colleghi e cari colleghi, io sono venuto qui a Chianciano non per uno strapuntino e nemmeno per avere un posto in consiglio. Sono venuto qua per condividere con voi alcune cose che in 7 minuti io spero di riuscire a fare con una capacità di sintesi, ma la prima che io vorrei condividere con voi, dopo aver ascoltato il presidente del nostro istituto di previdenza Camporese, è se qualcuno di voi si è fatto la domanda di come mai Andrea Camporese non ha nemmeno affrontato così vagamente il problema che attanaglia l'istituto di previdenza, cioè la cassaforte nostra, e lui personalmente, indagato per truffa ai danni dell'istituto che presiede. Beh, care colleghe e cari colleghi, noi abbiamo mandato una bella mozione in giro a far firmare, una 20ina di colleghi l'hanno firmata, sì, devo dire che sono stati coraggiosi, complimenti a questi colleghi. Ma gli altri sapete che cosa hanno fatto? No, non si può, perché se firmiamo questa mozione chissà cosa succede poi, magari si arrabbia Camporese, magari salta anche l'accoppiata Lo Russo Giulietti, magari qualcuno se ne può avere a mano a vedere la mia firma là sopra. E in quella mozione noi chiedevamo e chiediamo semplicemente che ci sia un minimo di trasparenza nei confronti, naturalmente, diciamo, di questi istituti di previdenza, e soprattutto che ci consenta a noi della Federazione Nazionale della Stampa di controllare se c'è qualcosa che effettivamente stride e lede gli interessi di tutti i giornalisti italiani, nulla di più, nulla di meno. Tanto è vero che il nostro segretario siede come membro del Consiglio d'amministrazione di diritto all'interno del CDA dell'INCI. Strano, a nessuno viene in mente che il nostro presidente dell'INCI è indagato per truffa e nessuno gli fa la domanda: ma ci puoi chiarire qualcosa? Nessuno. Bah! Sarà, forse io sono un animale strano, forse sono un alieno, eppure penso che sarebbe nostro precipuo interesse, non della nostra componente dei giornalisti italiani uniti, che sinceramente, non lo so, da maggio le facciamo queste battaglie, anche a Stampa Romana abbiamo fatto 3 conferenze stampa, sono venute poche persone, ma questo vuol dire che eravamo sulla strada giusta. Ma possibile che a nessuno di voi interessi, al di là delle componenti, chiedere al nostro presidente che cosa è successo con i 30 milioni dell'INPG2 investiti nelle mani di 2 bancarottieri che sono i fratelli Magnoni? A nessuno interessa sapere come mai la Procura di Milano ha indagato il presidente dell'Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani insieme ad altri, ne ha arrestato uno che si chiama Santelli, che è il presidente della cassa, ex presidente della cassa Ragionieri, truffata per oltre 600 milioni. Ma a nessuno interessa sapere queste cose? Ma come mai ci interessiamo del vicino di casa che magari ha scippato la vecchietta sotto casa e non ci interessiamo delle nostre cose in questo congresso? Ma grazie, ma io, scusate, questi applausi vanno a quei coraggiosi che hanno firmato questa mozione, forse ci sono ancora qualche minuto per firmarla, per raggiungere 25 firme. Chiediamo una commissione all'interno della Federazione Nazionale Stampa che si interessi di questo e che a marzo l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti si presenti in parte civile, costituisca la propria costituzione di parte civile contro i truffatori. Ma è chiedere troppo di ricorrere contro un contratto che io considero capestro, firmato con gli editori e che cancella la ex fissa a quelli che l'hanno maturata e la nega a quelli che non l'hanno mai avuta. È per caso una cosa sulla quale non si può convergere e convenire di ricorrere a un avvocato che dica che quella delibera del 24 giugno attraverso la quale si presiede e si procede a una firma con gli editori di un contratto che segna la fine del giornalismo professionale e legalizza lo sfruttamento dei freelance? È chiedere troppo? È chiedere troppo di candidare
alla presidenza qualcuno che rappresenti i freelance, quelli che sono papier, i son papier del giornalismo, i freelance, i parasubordinati, quelli che non hanno tutele. È chiedere troppo? È chiedere troppo candidare qualcuno fuori da una componente che ha un nome e un cognome, che per me si chiama Paolo Borrometi, minacciato, aggredito dalla mafia, sotto scorta? Ma non si chiama Lirio Abate, non ha un gruppo editoriale alle spalle, 5 euro a pezzo e rischia la vita. Vogliamo candidare qualcuno vero, per una volta fare una svolta vera, seria a questo congresso o no? Io chiedo allora agli uomini, alle donne, alle colleghe e colleghi di buona volontà di dare segno evidente, tangibile, che non ci sono cordate precostituite, ma ci sono uomini e donne liberi che oggi affermano in questo congresso che non si può fare una cordata. Grazie, ci starò nei miei 7 minuti. Che non si può fare una cordata precostituita, ma se avete il coraggio di guardarvi negli occhi e di guardarci negli occhi, oggi voi candidereste qualcun altro che non sia Lo Russo, che è sponsorizzato da Camporese e che quindi la Federazione Nazionale della Stampa sarebbe in mano all'Ipgi. Beh, se questo lo volete, possiamo andarcene a casa oggi. Se invece volete che una persona corretta, onesta, leale come Paolo Borrometi diventi presidente, quindi la garanzia per tutti i giornalisti italiani di tutelare tutte le istanze al di là delle componenti e delle ideologie, beh, avete la chance di farlo, perché 309 delegati possono condizionare questo. Mettetene uno del presidente Camporese e uno libero. Facciamo questo New Deal del sindacato. Vediamo se ci state. Io ci sto. Grazie. Grazie.